Benvenuti, vediamo di fare la colonna con il trucco del segmento che ho indicato su Facebook qualche giorno fa. Partiamo dal nostro cubo, andiamo in Edit Mode. A questo punto lo schiacciamo lungo l'altezza e lungo la freccia verde in modo tale da averlo allineato lungo l'asse rosso X. E come facciamo? Usiamo S, quindi facciamo S, Y, 0, invio, e S, Y, 0, già fatto, S, Z, 0, invio. A questo punto il segmento è allineato lungo la X, se lo guardo dall'alto con 7 e poi con 5, vediamo che c'è questo segmentino, dove però ci sono 8 vertici. Questi 8 vertici sono ridondanti, in realtà sono solo 2, e li elimino, quindi faccio W, rimuovo i doppi, quindi sono rimasti i nostri 2 vertici. Ora, questo perché tutti i vertici erano messi lungo, erano tutti sovrapposti qua. Io invece li voglio, i 2 vertici in mezzo, perché poi voglio farci la figura, la curva che fa il nostro, la nostra colonna, il pezzettino di colonna. Quindi qui a questo punto li riaggiungo, W, e faccio subdivide e aggiungo 5. Vedete che ho aggiunto questi 5 vertici, seleziono il vertice centrale e poi uso la tecnica del edit proporzionale, che era O, per tirare su questo oggetto. Però se voi guardate sullo schema che ho preso da internet, vedete che la colonna è fatta in questo modo, che non è proprio quello che stiamo facendo, perché vedete che fa un angolo vivo. Fondamentalmente esce questo angolo vivo e fortunatamente il sistema proporzionale c'ha un modo che è quello di indicare lo sharp. Ecco, questo qui ci permette di alzare, di ottenere appunto questo effetto in cui due curve si avvicinano ad angolo vivo, e lo fa da solo. Bene, questa è la parte, diciamo, un pochino più complessa, e poi tutto il resto facciamo come abbiamo fatto per la botte, per il barile. E quindi cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere un dei modificatori, quindi mettiamo il modificatore array, abbiamo detto che gli mettiamo 20 di questi oggetti, clicchiamo qua per vedere, vedete che ce li ha fatti così. Poi andiamo a creare un bel cerchio abbastanza grosso per tenere tutti questi archetti. Quindi andiamo in Object Mode, facciamo Shift A, mettiamo una curva Circle, l'allarghiamo un pochetto e continuiamo a cliccare su questa specie di corda, perché aggiungiamo un modificatore curva e la facciamo girare sul Bezier Circle. A questo punto vediamo che è un pochino troppo grosso il Bezier Circle, quindi andiamo cliccando su di lui e con la S lo avviciniamo. Ecco, vedete che l'obiettivo è quello di far toccare quei due lì sotto, vedete? Allora, questi due lì sotto devono incontrarsi in un punto che poi andremo a sanare in un secondo momento. Quindi ricordiamoci solo dov'è questo punto, è verso il fondo qua, però possiamo anche farci un piccolo punto, disegnarci e dire che qui praticamente più o meno in questa zona, no? C'è il nostro punto, la sutura che dobbiamo fare. Allora, ci avviciniamo per essere sicuri di prendere questi vertici, di farli avvicinare bene. E clicchiamo questo, facciamo S e cerchiamo di... Vedete che questi qui si stanno divergendo. Li facciamo più o meno fare in modo tale che siano vicini. Anche se no, c'è ancora un pochino di distanza. Quindi clicchiamo, facciamo S, eventualmente con lo Shift per muoverci piano piano piano. Ecco, vedete che li abbiamo fatti
praticamente coincidere. Questa è una piccola operazione di, diciamo, di precisione, ma che ci permette adesso di avere la colonna fatta. Come facciamo a finire il lavoro? Semplicemente andiamo a cliccare qua e andiamo a applicare prima l'array e poi la curva. E poi a questo punto andiamo soltanto a fare la sanatura, nel senso togliere i punti doppi, oppure i, quindi facciamo edit mode, A per deselezionare, B per andare a selezionare questi due punti. Ecco, qui ci sono due punti, l'abbiamo visto. Dobbiamo solo, forse con Z, insomma, dobbiamo solo selezionarli. Ecco, vedete, due vertici. Premuto anche Z per essere sicuri di selezionare tutto. Facciamo W, facciamo merge at center. Ok? E poi selezioniamo comunque tutti i punti e eliminiamo tutti i doppi. Eliminato 19 vertici. Allora, sembra una procedura complicata, ma a questo punto noi abbiamo esattamente la forma che ci serviva e facendo l'estrusione E, Z, abbiamo in sintesi, Z perché vedevamo questa cosa, abbiamo la nostra colonna che come vedete ha il profilo che è esattamente quello che ci serviva. È fatto praticamente in modo abbastanza semplice. Quindi, come vedete, segue esattamente il modello da cui siamo partiti, che ce l'abbiamo qua sotto. Vedete che fuori ci sono queste cose che vanno verso l'interno e l'abbiamo rispettato. Il numero di vertici di questo oggetto, se andiamo poi a vederlo, sono pochissimi vertici perché abbiamo 120, no, 288 vertici una volta selezionato, che per avere questa risoluzione va molto bene. Ah, forse l'unica cosa ancora da fare è di mettere ancora il lo smooth, dunque vediamo un po', tool smooth, ok, quindi la facciamo smooth. Poi se è rimasto questo, che è il segno di matita che avevamo messo prima solo per ricordarci un punto, lo togliamo e quindi abbiamo la nostra colonna pronta. È tutto. Buonasera.